dall'Università Niccolò Cusano e dalla Ternana Calcio. Questa era la mia presunta incompatibilità, nonostante io continui a pensare che questa non è così. E qui si sta giocando a che cosa? A chi si nasconde dietro a un dito? Cioè, praticamente, che volete? Che mi suicido per non essere più compatibile? Cioè, mi faccia capire. Questo lo capiscono anche i bambini, che questo è un gioco così, da perdere tempo. Allora c'è da fare. Se questi signori, anziché stare a perdere tempo, facessero quello che devono fare, l'avrebbero già capito. Mi sembra che l'ha capito benissimo il consigliere di Forza Italia, che ha fatto un intervento molto intelligente. Giustamente ha sottolineato, pur stando all'opposizione, che se il segretario ha alzato una obiezione di incompatibilità, oggi è stata sanata. Mi scusi, ci sono dei documenti lì che non sono dei pezzi di carta, ed è ridicolo che si vada avanti in questa maniera. Allora, se i bambini piccoli, voglio dire, stanno a piangere perché hanno perso e perché oggi non sanno come fa a far finire questa storia, ormai è andata. Non escludo che per le 2:30 io sarò a lavorare, anziché essere qua dentro a perdere tempo. Faccio un po' l'avvocato del diavolo, ma la sua incompatibilità non deve essere sanata con la cessione delle quote. Senta, mi scusi, non ci sono delle quote, vede, lei ignora e quindi è un ignorante. Le università sono degli enti pubblici e mi sembra che il segretario non abbia parlato di quote e di cessione perché non esistano. Si riferiva alla cessione. No, ma non si deve. Scusi, ma non spari cazzate, non è mia. La Ternana è dell'Università Niccolò Cusano. Se lei è competente parliamo ancora, se no io me ne vado a fare in culo un'altra parte. No, mi dica. Arrivederci. Se l'ho già detto, tu perdi tempo.